in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. Hai mai vissuto la dolorosa esperienza di essere rifiutato? O peggio, siete mai entrati da qualche parte senza essere invitati e aver paura di essere scoperti ed espulsi? La sicurezza è uno dei bisogni umani fondamentali. Un bambino ha bisogno di sentirsi al sicuro per avere uno sviluppo equilibrato. La vita senza sicurezza è una sensazione di assenza permanente, assenza di gioia, di realizzazione, di appagamento, assenza della propria vita. Ti senti estraneo, un pellegrino, niente ti appartiene e tu non appartieni a nessuno. Tu sei senza essere, tu esisti senza vivere, sei tormentato dalla domanda inconscia: perché sono in questo mondo? Cosa ci faccio qui? Da dove vengo e dove vado? Il versetto di oggi porta una delle più belle promesse di sicurezza. Paolo, scrivendo ai cristiani di Efeso, promette loro sicurezza e accesso. Dice loro che non è più necessario attraversare la vita sentendo che non hanno diritto a nulla. Accesso, hai capito? Puoi entrare. Le porte sono aperte per te e ne hai pure il diritto. Nessuno ti chiederà perché sei qui. Anche se la promessa divina che Paolo presenta si riferisce alla sicurezza e all'accesso alla vita eterna, è valida anche per le sfide che questa vita ti presenta. Per vincere hai bisogno di un cuore sicuro e non c'è sicurezza interiore se Gesù non è presente. Una delle cose meravigliose che Gesù fa è mettere in ordine il tuo mondo interiore. Lui pulisce tutto ciò che deve essere pulito, aggiusta ciò che deve essere aggiustato, rimuove ciò che deve essere rimosso. In altre parole, mette la pace nel tuo cuore, rimuove dalla tua vita il senso di colpa permanente che ti paralizza e ti rende impossibile raggiungere la vittoria in qualsiasi area della tua vita. Ma ricordati che in Gesù, solo in Gesù, scompaiono le paure e le apprensioni. In Lui non c'è più spazio per l'insicurezza. In Gesù abbiamo accesso. Così, oggi, ricevi l'ispirazione per un nuovo viaggio, pensando alle parole di Paolo, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. Buona giornata.